Angelo Serio, siamo nella fase conclusiva del percorso avviato da Libera sul Tirreno Cosentino per la formazione e la nascita di un presidio territoriale. A bel vedere per una nuova tappa, un nuovo incontro. Sì, siamo proprio nella fase decisiva, diciamo, quella che raccoglie le adesioni convinte, si apre alle associazioni, comitati territoriali, alle parrocchie, perché Libera è soprattutto questo, soprattutto è una rete di cittadini, ma è una rete soprattutto di associazioni, è un'associazione di associazioni, quindi un presidio nasce composto dalle associazioni del territorio. L'incontro di Belvedere, il nuovo incontro di Belvedere, sui beni confiscati ha ancora più valore in questo senso perché si rivolge proprio alle associazioni, alle cooperative del territorio, ai comitati, perché sottolineeremo l'importanza di non lasciare i beni confiscati inutilizzati. Il titolo è Dal bene confiscato al bene comune e significa che il valore aggiunto di una confisca che viene operata quando vengono sequestrati prima e confiscati dopo la sentenza definitiva dei mafiosi, questi beni, che siano attività commerciali, che siano strutture residenziali, devono essere restituiti alla collettività, devono essere utilizzati perché devono essere presi in carico dalla comunità e destinati a utilità sociale. Senza questo valore aggiunto la confisca diventa inutile, è perfino dannosa perché si dà il messaggio di beni che restano non usati. Assolutamente questo non deve essere, non deve succedere e dobbiamo fare in modo di coinvolgere, di spiegare a chi interverrà all'incontro come si possono riutilizzare i beni, come si può chiedere l'assegnazione ai comuni e come i comuni devono metterli a disposizione della collettività.